che può avvenire in qualsiasi momento della giornata, perché deve essere il più spontanea possibile, io credo. E quando arriva l'ispirazione, poi avviene tutto un meccanismo nella mia mente che è abbastanza automatico, non devo pensare tanto a quello che devo fare, devo semplicemente farlo. Ciao, io sono Lorenz Simonetti, sono un cantautore tastierista, sono di Reggio Emilia e ho 21 anni. Una cosa che però mi ha sempre caratterizzato è una forte passione per qualsiasi forma d'espressione, che io considero anche arte allo stesso tempo, che può essere suonare uno strumento, può essere scattare una fotografia, disegnare un quadro, o fare anche uno sport banalmente. Infatti, nella mia vita ho sempre coltivato tantissime passioni. È anche un problema perché certe volte pensi che non riesci a coltivarle come vorresti, perché non c'è abbastanza tempo per fare tutto e quindi devi iniziare a scegliere le cose più importanti. Però mi ritengo appassionato di tantissime cose che riguardano l'arte. Può essere che un'idea mi viene appunto quando sto sveglio la notte, dormo abbastanza poco in realtà, e può essere che mi scrivo una nota sul telefono per, diciamo, averla in mente, tenerla in mente. E successivamente, il giorno dopo, quando mi sveglio, vado a prendere l'idea che mi è venuta durante la notte e la sviluppo. Quindi mi metto nel mio studio con magari una sessione di Logic davanti, la mia tastiera, che è indispensabile, e inizio a sviluppare quella che era stata l'idea principale, che avevo annotato sul telefono. E da lì parte tutto un processo creativo che è ormai standard di registrazione, video, audio, editing, perché chiaramente faccio tutto da solo, non ho nessuno che mi aiuta e quindi devo avere un workflow, diciamo, abbastanza strutturato che mi aiuti a non perdere troppo tempo quando devo creare tanti contenuti. Uno dei traguardi migliori e più soddisfacenti di tutti è sicuramente questa targa, il play button di YouTube per i 100.000 iscritti. Non tanto per l'oggetto in sé, che vabbè, è un quadro, lo vedete, però rappresenta un obiettivo che mi ero prefissato davvero tanti tanti anni fa. L'ho sempre ritenuto un po' impossibile, un po' irraggiungibile perché ovviamente 100.000 iscritti su un canale YouTube non sono pochi, però sono contento di averlo raggiunto e anche in poco tempo, devo dire, perché YouTube l'ho aperto dopo gli altri social, però mi sta dando tante, tante, tante soddisfazioni, quindi sono contentissimo di aver raggiunto questo obiettivo e me lo tengo sempre stretto nel mio studio quando lavoro perché mi dà un po' di forza tutti i giorni. È un rapporto che io definisco di amore e odio con i social perché nonostante sia una cosa indispensabile, che ho fatto anche perché al giorno d'oggi è indispensabile avere una posizione sui social e aiutarsi tramite essi per farsi conoscere, allo stesso tempo provo un odio profondo verso come funzionano i social, ovvero il lato frenetico che nascondono al loro interno, all'interno del loro algoritmo e di come si approcciano alle persone. Perché chiaramente il social basa tutto sul contenuto, la persona spesso viene messa in secondo piano. Il rapporto che ho con i miei follower è un bellissimo rapporto perché devo a loro tutto quello, tutto quello che mi sono creato lo devo a loro. E io sono partito da TikTok, nel senso che ho iniziato a pubblicare inizialmente solo lì. E poi mi sono spostato anche sulle altre piattaforme, chiaramente su Instagram, su YouTube, molto più avanti, però sono riuscito ad ottenere diverse soddisfazioni. Durante la quarantena mi sono spostato anche su Twitch perché avevo tanto tempo libero e chiaramente le dirette live su Twitch richiedono tanto tempo libero e mi sono tanto divertito in quell'arco della mia vita perché le dirette sono secondo me il contenuto che i social mettono a disposizione più spontaneo e più diretto
per avere un contatto appunto con i propri follower, che ringrazio anche che ci sono tutti i giorni, non è assolutamente scontato. Allora, la mia carriera, se vogliamo chiamarla così, è iniziata davvero da molto piccolo. Quando avevo circa 6-7 anni, ho iniziato a prendere inizialmente lezioni di piano e basta, sotto consiglio dei miei genitori. Non avevo una gran spinta all'epoca, l'ho presa un po' così, per gioco, e pian piano si è sviluppata dentro di me una passione enorme verso questo strumento e verso anche tutti gli altri che chiaramente, come si vede, me ne sono munito. Nonostante questo, tutti gli altri strumenti li ho sempre un po' suonati da autodidatta, per passione. Mentre il pianoforte ho iniziato da piccolo appunto a prendere lezioni, ho fatto un qualche anno di conservatorio, poi ho smesso perché era veramente impegnativo con anche la scuola, era difficile da portare avanti, però ho sempre continuato a prendere lezioni anche private, settimanalmente, e continuo tuttora a studiare sia piano sia canto, chiaramente, cosa che ho iniziato un po' dopo, verso l'età di 10 anni. Una delle esperienze più grandi che ho avuto in tutta la mia carriera è stata quella di incontrare Alvaro Soler l'estate scorsa. È successo totalmente in modo casuale ma spontaneo, esattamente come faccio tutte le cose che riguardano il mio lavoro. E semplicemente mi ha chiamato, me e un'altra persona, e siamo andati a cena con lui, banalmente come se fossimo amici da una vita. Abbiamo parlato tantissimo, ho condiviso con lui tantissime, diciamo, mie esperienze. È stato bellissimo perché Alvaro Soler è stata una delle prime persone che mi ha fatto avvicinare al mondo della musica pop con le sue canzoni quando andavo alle medie. È stata una cosa impressionante, impressionante. Non ho davvero parole per descrivere la casualità, ma allo stesso tempo la bellezza di questo evento. Progetti futuri ce ne sono tantissimi, nel senso che sto preparando tantissima musica tutti i giorni. Lavoro, scrivo, compongo, mi faccio le mie pre-produzioni fatte in casa, tra virgolette, e quindi arriverà un sacco di musica nuova, c'è soltanto da dare tempo al tempo. È una frase che mi piace tanto perché in un mondo frenetico come quello dei social non è scontato dare tempo al tempo. E mi piacerebbe anche collaborare con alcuni artisti che ho avuto anche modo di conoscere grazie all'ambito di TikTok, come Pietro Morello, che è un bravissimo pianista e anche TikToker, e un'altra persona molto importante che stimo molto è Andrea Cerrato, cantante, autore, chitarrista, polistrumentista, insomma, anche lui è una persona in cui mi ci ritrovo molto nel modo di vedere le cose. E mi piacerebbe molto collaborare con queste persone. Allora, un paio di consigli che posso dare sicuramente a un ragazzo, una ragazza, qualcuno che vuole intraprendere il mio percorso. Mi sento tanto di dire: non badate alle opinioni altrui, ma ponderatele. Nel senso, non date troppo peso a certi commenti che magari sono basati solo di invidia, mentre controllate e guardate bene quelli che sono veritieri. Soprattutto dovete cercare di essere originali, che non è una cosa semplice, ma è un lavoro che dovete fare su voi stessi. E ultimo consiglio importantissimo è essere costanti. Quindi non pensare mai non ce la farò, ma aspettare. E ci sarà un giorno in cui magari prenderete anche voi uno YouTube Play Button, cosa che io non mi sarei mai aspettato anni fa, ma a quanto pare ce l'ho nel mio studio, e questo è stato soltanto grazie alla costanza che ho avuto nel corso di questi anni. Vi auguro un grandissimo in bocca al lupo.